La regione ci ripensa e rivede il taglio ai trasporti, ad annunciarlo il consigliere del PD Wilmer Ronzani, per il biellese previsti 900.000 euro in più. L'autopsia alla donna sbranata dai cani non esclude che fosse morta prima dell'assalto del Dalmata e del Rottweiler. Resta in carcere la figlia. Si torna a parlare della fornitura di pannoloni per le persone non autosufficienti, il rischio che nei prossimi giorni finiscano le scorte nelle residenze anziani. Il volontariato biellese accusa la crisi economica in atto e chiama a raccolta le associazioni, le istituzioni, i cittadini per capire quale nuovo percorso intraprendere. Passeggiate in natura, escursioni motociclistiche nel fine settimana che si preannuncia di bel tempo. Gli appuntamenti con Elena Lovera. A tutti dunque un bentornati all'appuntamento con il telegiornale, l'edizione in diretta che apriamo tornando a parlare del trasporto pubblico di oggi. La notizia è che la Regione ci avrebbe ripensato al taglio ai trasporti, ad annunciarlo il consigliere regionale del PD Wilmer Ronzani. Per il biellese dunque sarebbero previsti 900.000 euro in più. Sentiamo i particolari. La Regione rifà i calcoli sul trasporto pubblico locale e ad affermarlo il consigliere regionale Wilmer Ronzani. Il nuovo bilancio ha penalizzato i trasporti, in particolare di Biella e di Alessandria. L'assessore Bonino, dopo un'accesa polemica da parte dell'opposizione, aveva escluso che fosse possibile rimettere in discussione la divisione. Invece sembra che la richiesta di procedere a una nuova distribuzione abbia avuto effetto. Infatti ci danno ragione, prosegue Ronzani, se è vero che si sta procedendo a ricalcolare le risorse da trasferire e che tale ricalcolo ha già portato a riconsiderare i trasferimenti alla provincia di Biella per quanto riguarda le aree a domanda debole, provvedendo che al territorio vengono assegnati circa 900.000 euro in più rispetto agli 86.000 euro originariamente previsti. La stessa cosa sta avvenendo per la città di Biella e anche in questo caso vi sarà un incremento sensibile dei contributi erogati. Questo naturalmente comporterà una riduzione degli stanziamenti alle altre province. Era inaccettabile che in Piemonte, continua Ronzani, vi potessero essere realtà che non subivano riduzioni e altre come il biellese che ne subivano di pesantissime. Questo, conclude Ronzani, deve portare a una riconsiderazione delle decisioni che possono e devono essere prese in sede locale, compreso un ripensamento radicale delle proposte di cui si stava discutendo in amministrazione comunale, ma non ancora formalizzate in alcuna sede. La cronaca, l'autopsia effettuata sul corpo di Lidia Bider, l'anziana di Carisio sbranata da due cani, non escludono che il decesso sia stato precedente all'assalto congiunto del Dalmata e del Rottweiler con cui la donna conviveva nella sua casa ridotta canile. Ed intanto, mentre resta in carcere la figlia, sono stati concessi gli arresti domiciliari a suo convivente. Per entrambi comunque l'accusa è di abbandono di persone incapace e maltrattamenti. Per ben due volte ha suonato insistentemente al citofono della ex fidanzata di Occhiappo Inferiore, chiedendo di poterle parlare per chiarire dopo alcuni contrasti anche burrascosi. La ragazza però non ha voluto aprire la porta, ha chiamato i carabinieri, i quali, dopo aver scoperto che l'uomo, 38 anni, era agli arresti domiciliari e quindi non sarebbe dovuto uscire di casa, è stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare. Si torna a parlare della fornitura di pannoloni per le persone non autosufficienti. Il rischio è che nei prossimi giorni le residenze per anziani finiscano le scorte. Intanto il direttore generale dell'ASL di Biella sul problema convoca un urgente incontro. Meno soldi, meno servizi, non fa una grinza. Peccato che rimetterci, e non è un modo di dire, siano ancora una volta le persone in difficoltà. La rinegoziazione dei contratti di fornitura per le ASL del quadrante, fatta dalla Federazione Piemonte Nord-Est, che tra l'altro sarà soppressa a fine anno, puntando al ribasso, starebbe creando gravi disagi a 5.000 anziani biellesi non autosufficienti che, a domicilio nelle case di riposo, ricevono dall'ASL gli ausili assorbenti per l'incontinenza.
E la denuncia è siglata dal consigliere regionale del PD, Wilmer Ronzani, che ha presentato un'interrogazione all'assessore alla sanità, Ugo Cavallera, perché assuma immediatamente iniziative. L'ASL ha contestato la violazione di alcune norme del contratto e ha deciso di bloccare i pagamenti alla ditta fornitrice, che finora non ha risposto alle contestazioni. Per Ronzani questa situazione ha superato il livello di guardia e il rischio è che nei prossimi giorni le residenze per anziani finiscano le scorte. Ed ecco allora che il direttore generale dell'ASL di Biella, Gianfranco Zulian, interviene e convoca un incontro per chiarire questa questione. L'azienda sanitaria biellese, per voce del suo direttore generale, intende far rispettare gli accordi stipulati. L'incontro servirà dunque a far rientrare le eventuali anomalie del servizio, facendo ciò che è in proprio potere per assicurare un'erogazione del servizio adeguata, sia in termini di assorbenza degli ausili che di quantitativi. La politica e i renziani scelgono un richiamo per dar vita all'associazione che riunisce tutti coloro che nei mesi passati avevano dato origine al movimento che siglava l'adesione al sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Adesso Biella si riunirà con nomi che sono stati i promotori del movimento, dunque dal sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon, Giancarlo Ogliaro, Giulio Salivotti, Vincenzo Boschetto, Max Zegna e poi associati o simpatizzanti. L'incontro lunedì alle 18.30 al circolo Virtus Acli di Biella Chiavazza. Un incontro questo che consentirà di dialogare sui temi che dovranno essere presi in considerazione in vista del congresso. Ed anche il volontariato biellese accusa la crisi economica in atto e chiama raccolta le associazioni, ma anche i cittadini per capire quali nuovi percorsi poter intraprendere. La situazione di crisi inevitabilmente viene accusata anche dal mondo ovviamente del volontariato. Proprio per capire, il centro servizi ha organizzato un'assemblea al presidente Andrea Pistono. Che cosa realmente succederà? E parliamo di sabato 22, giusto? Esattamente, sì. Sabato 22 noi facciamo un'assemblea straordinaria che viene dopo 5 appuntamenti fatti sul territorio, proprio per andare un pochino più vicino a quelle che sono le associazioni e poter far parlare tutti obbligatoriamente. Insomma, da questo incontro dovrà proprio uscire, emergere un percorso particolare che voi dovete, magari andate poi ad affrontare. Sì, noi abbiamo pensato non tanto di presentare delle soluzioni, ma di fare una restituzione di quelle che sono le idee che sono venute. Il 22 iniziamo appunto, proprio ha usato un termine corretto e centrato perfettamente, iniziamo un percorso che ci deve portare da adesso alla fine dell'anno a individuare le soluzioni, quali sono eventualmente i servizi che dobbiamo ridurre o tagliare o eliminare, quali sono anche le nuove forme di finanziamento che dobbiamo andare a cercare. E sono emerse anche proposte interessanti, concreti? Sì, proposte ne sono emerse molte, sono emerse anche, questo lo posso dire esplicitamente, anche delle proposte da parte del territorio, anche degli amministratori locali sono intervenuti dicendo: è vero, quello che voi fate per me come amministratore è molto utile, quindi io proporrei che. Il che lo vediamo il 22, perché le proposte che noi poi andremo a fare devono essere condivise. Non sono le proposte del volontario che fa il presidente del centro servizi o dei volontari che fanno parte del direttivo. Quelle che emergeranno saranno le proposte del mondo del volontariato. L'elogio non costa mai niente, no? E se io devo dire, in questi 2 anni e mezzo ne ho sentiti nei confronti nostri come centro servizi del mondo del volontariato un elenco infinito. Ho visto anche molte volte degli atti concreti, questo sì, però si tratta veramente adesso di andare a quagliare. Provate ad immaginare un professore universitario, dice: provate ad immaginare se il mondo del volontariato facesse lo sciopero per una giornata, sapete cosa accade? Lo dice un esterno, non uno interno ai centri servizi, si ferma il paese. È vero, ma questo non è un elemento di pressione o di ricatto, è solo la dichiarazione e il riconoscimento del peso del ruolo. Ci sono oggi, diversamente da 5-6 anni fa, molti servizi erogati nella società che
che non potrebbero essere erogati in quel modo se il mondo del volontariato non fosse presente. Il mondo del volontariato oggi è un pezzettino fondamentale del funzionamento delle strutture del paese. E Ponderano piange la morte di Dante Gremmo, storica figura del paese, dove per decenni ha portato avanti la ferramenta conosciuta dai ponderanesi come la bottega del Dante Rigoletto. Dante a 83 anni se n'è andato lontano dalla sua Ponderano mentre era in vacanza con gli anziani del paese sulle spiagge del Pesarese. Oltre all'attività commerciante, appunto portata avanti per molto tempo, era impegnato nel volontariato, soprattutto a Visino, dove collaborava con il gruppo Avis 5 Stelle. La corona è fissata per questa sera alle 17.45, mentre i funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Candelo si mobilita a favore della Lilt con una serie di manifestazioni inserite nelle iniziative di Candelo per la Vita. Candelo per la Vita si impegna per aiutare la Lilt nei suoi propositi, soprattutto in questo caso, in questa edizione 2013, a favore dell'Hospice L'Orsa Maggiore. Con me il presidente della Lilt, dottor Mauro Valentini. Importantissimo il ruolo dell'Hospice L'Orsa Maggiore. Poco fa abbiamo avuto delle testimonianze personali di una donna che ha avuto così modo di affiancare, di avvicinarsi all'Hospice L'Orsa Maggiore per un motivo familiare. Sempre più biellesi sono consapevoli della valenza di questa struttura. Quindi anche quest'anno un ente locale come Candelo si affianca alla Lilt, dottore. Sì, non è la prima volta, ormai sono tantissimi anni che Candelo, con questa manifestazione Candelo per la Vita, che è andata crescendo anche per i giorni che dura, si interessa alle problematiche che sono state evidenziate dalla Lilt già tanti anni fa, nel 2000, quando abbiamo aperto l'hospice. È fondamentale che comunità, comuni, quindi amministrazione pubblica e soprattutto le associazioni di volontariato con la Proloco in testa affianchino la Lilt in questa opera. Le vice sindaco Mariella Biollino. Candelo solidale, ma Candelo solidale anche e soprattutto grazie alle sue associazioni, in questo caso l'Atletica, con i Candelotti che fanno l'iniziativa di questa sera, e intorno a questa ruota tutto un lavoro enorme, intorno a questo lavoro come intorno anche a altri. Il concetto però è sempre che Candelo cerca di aiutare sotto tutti i punti di vista. Un ringraziamento fortissimo all'Atletica Candelo, al suo presidente, al tutto il suo staff per quello che hanno fatto in passato, per quello che fanno, che spero continueranno a fare. E ancora questo sarà l'argomento dell'approfondimento di oggi del telegiornale, subito dopo la sigla di chiusura. E d'estate sono i romani campioni d'Italia di golosità, infatti in provincia di Roma è la prima per il consumo del gelato. Pensate che ogni famiglia spende per coni e coppette circa 100 euro all'anno. Ma anche i biellesi hanno una particolare predilezione per i gelati e la loro scelta si dirige verso quello più artigianale. Fior di latte clandestino, un bel cono col pistacchio, giù vanilla e torroncino, babà ed è flagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pesca albicocca, ananas e dolce in bocca, tupo amaro, grocchi acciato, colorato il mio gelato. Quello che io vorrei anche attraverso la telecamera è proprio farvi così passare il sapore di questi gelati, perché veramente è qualcosa che bisogna provarle, come diceva qualcuno, per credere. Stefano, ma che cos'è la ricetta principale veramente di queste creazioni che tu fai? Passione, amore, voglia di creare sempre cose nuove, crearle con gusto e dare sempre sapori autentici e tradizionali. Sicuramente molti di voi Stefano lo conosce, chi non lo conosce siamo proprio qui ai Dolci di Stefano a Biella in via Marconi. Da poco tu hai aperto questo punto. Sì, abbiamo aperto da poco qui, dopo una continua insistenza da parte dei nostri clienti che cercavano i nostri prodotti, le nostre torte, le nostre particolarità, queste creazioni che facciamo artigianalmente, e ci ha fatto talmente piacere questa continua insistenza da parte loro, alla fine abbiamo ceduto e abbiamo riaperto un altro punto vendita. Non se ne poteva fare a meno, insomma. No, era una continua richiesta. Senti, è chiaro che ovviamente l'esperienza,
la passione, è importante i prodotti, la scelta dei prodotti. Il prodotto deve essere il migliore in assoluto, poi la continua, diciamo, lavorazione dall'uovo alla farina al latte, senza mai usare polveri o cose artificiali. Come e da quando nasce questa tua passione? Nasce 15 anni fa quando io ho sposato mia moglie. Lei era già nel settore, faceva già, sempre avuto ristoranti, sale matrimoni e via dicendo. Da allora ho cominciato ad avvicinarmi piano piano sempre di più a quello che è la ristorazione e poi avviare nella parte della pasticceria, della gelateria. Patrizia, non solo un matrimonio, ma abbiamo veramente unito il sapore della Sicilia al sapore del Veneto, vero? Sì, decisamente sì. Questa ultima, così, proprio sfida della gelateria è un qualcosa che Stefano ha fortemente voluto. Direi proprio di sì, perché è grazie a lui che questo capolavoro c'è. Alice Bye Bye in questo caso diventa 3 volte bye bye. Bye bye self service, bye bye take away, quindi si possono prendere le vaschette da portare via a disposizione di chi non ha tempo di allontanarsi dal posto di lavoro o per comodità a casa consuma direttamente, e bye bye gelateria e pasticceria, quindi bye bye 3 volte bye bye. Insomma, in realtà dove ovviamente c'è la crisi, tutti piangono, tutti si nascondono, insomma voi rilanciate, e beh. Per forza, dobbiamo darci una mossa, anche perché Biella è quello che è, dà delle possibilità, soltanto che devi saperle catturare. Per chi vuole un prodotto dove il sapore è sapore e si sente, dove deve venire? I dolci di Stefano, via Marconi 4 a Biella. E noi continuiamo a assaggiare il nostro intanto prodotti. Gli alpini sono in festa per questo fine settimana a Vigliano Biellese. Anche quest'anno torna Vigliano e gli alpini in festa. Da venerdì 21 giugno e per 2 weekend si terrà presso la sede degli alpini a Vigliano, situata di fronte alla palestra comunale, la kermesse gastronomica organizzata dalle Penne Nere, che contano circa un centinaio di soci. Grazie anche all'aiuto di altri volontari, parte del ricavato sarà poi devoluto alle 3 scuole dell'infanzia del paese e allo spazio RILT. Da venerdì 21 a domenica 23 e da venerdì 28 a domenica 30 a Vigliano vi è l'opportunità di godere di buona musica e gustare piatti preparati da cuochi in cucina, serviti ai tavoli dai volontari, con l'opzione di mangiare al coperto in cortile. Tutte le sere dalle ore 19 in poi saranno serviti antipasti, primi piatti, contorni, grigliate di carne e di verdure, fritto di pesce, formaggi, dolci fatti in casa, sangria, birra e vini imbottigliati dagli alpini, partecipate numerosi. E come sempre è Elena Lovero a condurci tra gli appuntamenti del fine settimana nel Biellese. Vediamo insieme quali saranno i principali appuntamenti del fine settimana biellese. A Biella alle 21 al Chiostro di San Sebastiano, concerto dei docenti dell'Associazione Culturale Giardino dell'Arte. Sempre a Biella, Palazzo Ferrero alle 17.30, Campi, Cieli, Pensieri, inaugurazione della mostra di Alessandro Nicodemi. Al Santuario di Europa, English Full Immersion Weekend, corsi in inglese per adulti e bambini nella splendida cornice del Santuario di Europa. A Bielmonte, all'Oasi Zegna, fotografie con la luna piena, in occasione del plenilunio uscita didattica notturna con un fotografo professionista. A Biollo, il rifugio Piana del Ponte, alle 18, festa d'inizio estate con aperitivo offerto dal rifugio. A Cossato, invece, Cossato in Calice, mostra mercato con vari espositori enogastronomici. I visitatori avranno la possibilità di degustare i vini presentati e di acquistarli direttamente dai produttori stessi. A Occhiappe Inferiore, invece, a partire dalle 9, la Cascina San Clemente, Orti e Giardini, 6 corsi per saperne di più. A Sordevolo, la Trappa, sabato sotto le stelle. Sabato sera alle 21 al Castello di Verrone, gruppi artistici, musicali, con balli e canti. Domenica invece a Biella, a partire dalle 8 in piazza Vittorio Veneto, 13° trofeo città di Biella, moto storiche, con giro delle colline.
A Sordevolo, la trappa a partire dalle 10, una giornata d'estate a Oltrebosco. A Trivero invece al Centro Zegna alle 16.30, musica al Centro Concerto e a seguire aperitivo. Il telegiornale si conclude qui, vi ricordo l'appuntamento subito dopo la sigla con Candelo per la Lilt. A tutti voi un buon pomeriggio.